forse questo qua è il mio elicottero. Il mio elicottero? Perché mi hanno insegnato a guidarlo, nel frattempo. Salve. Vabbè. È suo l'elicottero? No, magari. No, no, non è mio. Ah, Lo so, manco dei miei. mio. No, io ce n'ho uno uguale, però me lo sono... Cioè, non No, pensavo di pensavo che era il suo perché è abbinato con i capelli, la giacca. Non pensavo Infatti che era ce il l'ho, suo. ma È sai, mio, è uguale mio. uguale, eh? E tu? Oh, Pensavo che mi puoi accompagnare per era il suo. No, non favore? è mio. Se vuoi ti posso combinare con l'auto rosa. No, non è mio, sto scherzando. Certo, cittadino, prego, grazie. Voi ragazzi che fate? Lavorate? Lavorate? Lavori? Io in parte, diciamo, faccio Oh, lavori un po'. sai che fra 3 giorni ci sono le elezioni, il 29 al 30, mi raccomando. Ah, non lo sapevo. Se voti Come me hai passate? 50.000 dollari a settimana, c'è il reddito di A posto. cittadinanza. Vota Auguri, Pino. dai. Clicca vota Pino, mi raccomando, Certo. Dove vuole che eh. Accompagnami alla terrazza. Guarda, quel locale là che c'è l'insegna gialla di fronte Che a te. Buonasera. cambiato sta questo. Salve Pino, come Senti, sta? Tutto Pinuccio. bene, ascolti un Cavolo, ero venuto attimo. qua una volta che avevate fatto un evento, ma poi era andato tutto. Si erano presi a botte Posso parlare un domenica attimo? dopo. Scusi, può venire un Mi attimo? dica. Ah, ma tu sei il ragazzo che ha detto che faceva la campagna a Salieri, vero? Chi? Ah, scusami un secondo, dottor. Scusa, ti Dica. volevo dire una cosa, ma quant'è che prendete voi dalla polizia? No? È Che senso vero? quanto prendiamo? Quanto prendete di tariffa? Tariffa per cosa? È per lavorare. Ah, è in base al grado. Sì, dico al tuo grado, tipo che sei. Io sono esperto coordinatore. Quanto prendi? Prendo 1800. 1800 al giorno? No, ogni mezz'ora. Quanto? Ogni mezz'ora. Ma hai sentito quanto ti ho messo io? Recluta sto parlando, no? 1500 la recluta, il tuo grado è a 3000 allora. Ah. Ah, c'ho le lezioni, se vuoi dirlo un Ah. attimo. Che volevo venire a Ottimo, parlare con ottimo. voi proprio in prefettura. Venga alla centrale di Questo è il polizia a locale, però al fare momento. qualche comizio. Ma c'è qualcuno mo se ci vado? No, Ora adesso no, no. cioè siamo in quattro gatti siamo. Ah. Vabbè, lo sparga voce lei, Meglio scusi, che ci domani lavora. sera. Può Vengo un po' spargere più presto la voce, sera e trova tutti. eh? Va bene, va bene, va bene, va bene. Andiamo dove? Non lo so, andiamo a fare non so, da qualche parte. So, bisogna fare un po' di campagna elettorale. Cosa dici? Spediti del cibo e. Ciao. Salve, salve. Salve. Buonasera. Come Buonasera. Come va? Tutto sta? Tutto bene, tu bene, come lei? Tutto stai? bene. Sono appena stata. Complimenti, Fer. Tu lavori qua, giusto? Sì. No, no, infatti mi ricordavo bene. Questo era un regalo che ti facevo perché mi hanno detto che sei sempre molto brava a lavorare. Grazie mille. Prego, Sei figurati. gentilissimo. E tu come ti chiami? Siria. Ah, Siria. Quella di prima. Ma ti sei cambiati i capelli? Ma No, no, sempre gli stessi. scusa, come si chiama l'altra bionda che lavora qua? Sofia. Ah, Sofia. Minchia, tutte e due con la S, però, cazzo. È Sì. strano, Non gli piace il nome. eh? Tu, Pippi? Oh, lo voglio pure io quel cartellone. Credo di no, eh? Perché? No, no, così, così. Qual Perché dice mi sparano con quel cartellone? è il cartellone? Quello lì. Quello che c'ha il Ah, pelato. forse non ha capito. Ah, ho capito, ho capito. No, penso che lo puoi avere. Ragazzi, come fa a avere il cartellone la ragazza Sonia? Protest, F7 protest. Ah. Uno, cioè il primo, perché il secondo è quello. Sei, ah, Pino, sai che ci hanno copiato il cartello? Cioè? Il soprano? Il soprano. Hanno E poi fatto questo? il cartello hanno fatto. Hanno fatto il cartello. Ah, questo qua. Ieri Che sera c'è stato un bel siparietto al Blue Marine. C'erano, diciamo, dei vari. Trovavamo Ma noi andiamo un attimo al col tuo caffè dei cartello. Soprano, che voglio vedere se c'erano, se sono là. Io Si è aperto, li sì, se voglio fosse beccare in casa aperto. loro. Certo, capisco. Buona serata, ragazzi. Ciao, Buonasera. che fai tu invece stasera di bello? Mi devo vedere col ragazzo. Ah,
Va benissimo, buona serata allora anche a voi. Grazie, anche a te. Buonasera. Come sta, come sta? Tutto bene ragazzi, mi raccomando votate Pino, eh. Va bene, noi bruciamo i governatori in ogni caso. Vabbè, no, tanto votate ragazzi, me, votate Pino ragazzi, mi raccomando, eh. Voteremo sicuramente. Se abolite la polizia, noi voteremo a qualcuno. No, noi diamo il reddito di cittadinanza, ragazzi. Oh, vero? No, ma non è di inclusione adesso. 50k a settimana quelli che ci votano. Sì. Se me li inizio a dare mo ti voto, come è vero ti. Gino sei armato? No, ragazzi, devo farlo quando sono al governo, non è che posso farlo mo. Tu dici a sei struzzo. Allora vota quelli che voti sempre, compa. Ma io non voto a nessuno diverso. Perché ragazzi, voi fornite la polizia, la polizia fa quella cosa. Non posso votare. Lo so, c'è già un uomo all'interno dell'arma. Scusa, non la polizia. Non piace proprio ragazzi. Ho sbagliato, sbagliato. Vabbè ragazzi, conto su di voi, mi raccomando. Va bene, buona giornata. Ciao ragazzi. Buonasera cittadini. Buonasera cittadini. Io la vedo arrivare ogni volta con un mezzo sempre più strapagante. È un hammer fondamentalmente più lunga. Buonasera signora, lei come si chiama? Coi capelli verdi? Bora. Bora? Buonasera. E voi come vi chiamate, ragazzi? Sara. Elijah. Isai? Elijah. E la ragazza? Quella in braccio, Ivy. Ma sta svenuta? Sta riflettendo sulla vita. Sì. Sta riflettendo, sì. Lavorate qua voi, ragazzi? Ci sono i dipendenti al bancone. Ah, voi non lavorate qui? No. Azzo. E lavorate? Sì. In qualche maniera si fanno soldi. No, perché io sono candidato sindaco e ho reddito di cittadinanza come proposta. 50k a settimana. Beh, ma io guadagno di più lavorando. Ah, certo, se uno lavora, sì, se uno come lui invece... Arrivo, mi stanno chiamando. Vabbè, comunque, ve l'ho detto. Buonasera. Buonasera. Sì, donna incinta. Mamma mia, aiuto. Ci siete, ragazzi? Vai, Pino, ci siamo. Già so che morirò. Oh, Ave Maria. Ho imparato. Ha fatto lezioni private. Ave Maria. Prega per noi peccatori. Allora, innanzitutto saliamo, faccio vedere. Ma perché dovete fare i sciocchini? Amen. Ma è Pascal che non si fida. Padre nostro che se ne cedi. Io ho già capito che lo sai guidare, signore. Perché sennò ti eri già schiantato. Mamma mia, che pilota. Ma chi ti ha insegnato a guidare? Una ragazza. Oh, ragazzi, guardate che cazzo di panorama che c'è comunque. Oh. Dobbiamo prenderci sta città, ragazzi. Oh, conto su di voi sti giorni qua, Ma no, che è caduto? Che è caduto? È caduto qualcuno? Vito. Ma come ha fatto a cadere? Oh. Ha aperto il paracadute, non l'avete visto? Sì, ho visto. Vabbè, ma io non riesco ad andare a prendere, mo, eh. No, tranquillo. Penso riuscirà a cavarselo da solo. Andiamo a vedere in quel locale, come si chiama? Polifemo? Ah, sì, andiamo lì, sì. Però a terra sulla spiaggia, mi raccomando, eh. Vabbè, pure a mare va bene lo stesso. No. No. Ma pure nel locale, secondo me si può fare. Di non atterrare dentro il locale perché sennò la no, mi chiede a me. Questo locale qua. Dobbiamo sbugiardare tutto, Pino. Ma perché c'è queste manie? Pino, complimenti, sei andato bravissimo. Grazie, compa. Questo è un locale dove parlano tutti quanti male di te, Pino. Ieri sera sì, abbiamo avuto a che fare con dei ragazzi che non ne parlavano bene. E poi il titolare, Pino, non ci faceva entrare coi... Mamma mia. Ragazzi, un applauso al pilota. Veramente, applauso. Bravissimo. Eccoci qua, ragazzi. Figlia. Tom Cruise della Calabria. Siete scesi? Che devo chiudere, eh? Non posso proprio abbandonare questa barca che affonda. Tony, vi aspettate un attimo. Stiamo venendo. Dai. Terribile, va bene, Pascal. Tony, va bene. Ingiocabile. Ciao. Ma questi si cagano sotto, non rimandati.
Ah, capito, questi mi infamano a me e poi scappano. Hai capito, no? Ora andiamo a 900 a vedere se sono lì. Ma noi andiamo a 900 e ci sfondiamo la casa. No, allora. No, non mi sembra a caso. Anche perché moriamo poi. Cioè. Comunque qua ci voglio fare scrivere Calabria. Come sarò? Posto... Okay. Dite che è eccessivo, ragazzi, secondo voi? No, no, Calabria sì, secondo me sì. Però vabbè. Ah, madonna, questi c'hanno la villa qua. Oh! Ecco. Qua. Eh sì, c'è anche scritto sopra. Va, buttati su, buttati su. Che bastardo. Ce l'hanno la pista, l'atterraggio. Ah sì, ecco. Buttati su, buttati su. Sulla. Pezzi di merda, mica, hanno il campo di calcetto anche. Fantastico. Potremmo giocare con la fucina. Ma quale campo di calcio? Io le basket, no? Basket? Mica, sembrava il calcetto da qua. Vabbè, comunque più o meno. Ci mettiamo due porte. Ah, quella è in bare, Rino. Eh sì, infatti, appunto, in bare l'abbiamo fatto venire qua, se poi c'è. Migliorare sull'atterraggio, Pino. Non è facile. Lascialo fare, non è facile. È da due giorni, no, che guida l'elicottero. Invece di atterrare, perché non compri tutti i paracadute dell'elicottero, lo compriamo ogni volta? Ah, guarda. Grande atterraggio. Due su due, non male. Oh, stanno sparando, Esatto. Fatelo insegnare da mami, che lei il balletto della lambaba la sa fare. Sì, poi glielo insegnerò. Questo? Ah, quello compare non è il ballo della lambada. Ah, vabbè. Però ci assomiglia. Ragazzi, mami, oh, poi quando ti vuoi divertire mi chiami, Va bene. Sennò ti balli la lambada con... Parla con mio fratello. Lambada, cara. No, Salve. Ragazzi, buonasera. Ah, lui è Tony. Tony, ma com'è che... Aspetta. Io sono il fratello del candidato sindaco. Vuoi in bare? Pronto? Sono sotto. Come possiamo aiutare? Ah, puoi aprire in bare, per favore, Tony. Ragazzi, puoi aprire? Grazie. Sta arrivando un ragazzo ad aprirti, un maggiordomo qua. Vabbè, guarda che ci sta. Se vai se vai all'entrata, grazie. Mi aprite la porta d'ingresso? Sì, prego. Non ho così, però. Chi è che dicevi, compà? Lui è quello che... Lui è il fratello del sindaco. Ah, non è il maggiordomo? No. Ah, mi sono sbagliato. Insieme al gruppetto, che fa? Ti sbugiar davanti a tutti quanti. Dice che tu non dai $50,000. Quindi secondo me lo dovresti riprendere un poco, Perché tu non è che stai parlando male della loro campagna elettorale. Sti pezzi di merda. Pensano tutti che siano scam, capito? Tutti pensano che siano scam. Poi che fanno? Prendono il cartellone tuo. Vabbè, ma ho capito. Ma se adesso glielo posso far dire da un bar, in caso. Poi che fanno? Lo prendono il cartellone tuo, esatto. Instagram. Il cartellone tuo fanno gli stronzi. E che fanno? Dicono che tu è tutta una truffa. Che tu nell'altro monte facevi le truffe, sei stato in galera. Un sacco di bugie hanno detto. Chi devo andare su Instagram? Questo Jeffy qua. Like di Nadia? E chi è Nadia, ragazzi? Scusate. Nadia? Ragazzi, ma che cazzo siamo, i Men in Black? Chi è Nadia? Ma che cazzo sei, un detective o sei? Dai e... tu... Wow, fighi su caminchia. Tuo numero. Oh, ma voi lo conoscete una che si chiama Nadia, ragazzi, con i capelli rossi? Io no, signor Pino. Chi è? Non la conosciamo, che si chiama Nadia, con i capelli rossi? Nadia? Nadia no. Aspetta che controllo. Andiamo un attimo a... Che magari c'ho il numero. Nadia Zoccola. Buonasera. Buonasera. Buonasera, Caruso. Avete richiesto voi l'allaccio Eni e luce e gas? Allora, ragazzi. No, io ho Sorgenia.
Ma ti ripeto, così sono qui per la c'è intercom. Wow, ma ci avete un po' di acqua sorgiva. Però una domanda alla volta, passare. Ragazzi, se no non capiamo. Io ho io sono qui per la c'è intercom. Ci spostiamo. Spostiamo che cazzo è la banda di venditori, vabbè, signor Pino, spostiamoci, venga, venga. Sì. Ma di qua si esce, no, eh? No, no, non parlare con questo. No, no, niente, volevo andare via con te. Bene, c'ho la macchina fuori che parliamo un po'. Ah, non la devi fare, per questo fatto smerda. Ma che ho fatto? Bene, ne parliamo in macchina. La persona ti dice che non era al momento. Capito che è successo? Noi già stavamo atterrando. Signore, una buona serata, signore. Ragazzi, in bocca al lupo per domani, per le elezioni. Mamma mia, papà. La paghetta, però. Buonasera, in bocca al lupo per le elezioni. Ciao, papà. Bella campagna, poi non lo puoi imboccare in casa così. Io pensavo ci dovesse parlare tranquillamente. Ma no, mi sono fatto trasportare da un mio amico napoletano che mi ha un po' scaldato praticamente. Mica, ma ti hanno manomesso la macchina, Oh, frate. Possibile, bene. Io ho visto. Frate. Porca puttana troia. Oh! Pena! 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 Mi sono fatto. Sono qua, mi sono fatto male. Pena! Sono incastrato sotto un ramo. Aspetta. Abbassati, per uscire. Perché sto usando ancora il mega? Abbassati! Porca puttana troia. Cittadino! Sì, mi sei dimenticato l'auto. Ah, vabbè. La ringrazio. Vota Pino, eh? Certo. Si era dimenticato l'auto un cittadino. Ah. Pensavo le stessi ingulando la macchina. No, ci mancherebbe. Cioè, c'ho altri 3 o 4 giorni. Io divento sindaco, mi metto a fare rapine. Ah, ti giuro, se non divento sindaco la ribalto sta città. E cosa vuoi fare? La guerra, come va? A chi? Al sindaco? No, in generale così. Tu metterò a fare guerra, beh. Sì. Nah. La tua guerra deve essere domani su quel palcoscenico. Ah, quello chiaro. Un taxi che parcheggia la macchina in mezzo alla strada. Meno male che c'ho la macchina rinforzata con tutte le bombature per evitare che si rompa. Tanto guardami. Sono bellezza, ma bene. No, ma mica perché stai male, però ogni tanto dico. Una maglietta pure, c'è mio figlio, capi? Ma devo mettere la maglietta perché ti sei svegliata che vuoi riconoscere tuo figlio oggi? No, capito, però è maleducazione, capito? Sempre così. Sono bellezza, ma bene. No, capito, sta arrivando mio figlio, una maglietta, sto dicendo. Ma dove si entra? Ma vestire elegante solo perché sta venendo tuo figlio, bene? No. Dove si entra? Da qua. Aspetta che vado a prendere la macchina. Con tutte le ringhezze che c'era di là si entra di qua. Azz. Pesante questa, eh? Quando fare domanda come sto guidando avresti già la risposta. Cioè? La minchia. Ah, è bella sta macchinetta qua. Ma sai che ho imparato a guidare l'elicottero? Io meno, insomma. Penso che sono 40 anni, non ho ancora capito come si usa. Ma si può giocare a golf? Non lo so, dovresti vedere. Mi sa che sì, la buca 1 dovrebbe essere. Oh, bello qua, eh? Ma di chi è questo campo da golf? Nessuno. Non sa che da qua da qualche parte dovresti poter. Non lo so, non mi ricordo. Ma è grosso? Comunque, fai un giretto? Qua. È gigante. Oggi facciamo un giro, faccio. Anche qua anche da venire a scopare, è carino, eh.
Ma questo è bello sto posto. Messo a me personalmente è sempre piaciuto. Qua c'è un bel laghetto, ripeti? Se tu vuoi parlare con tuo figlio, questo è il posto perfetto. Se vuoi farti una chiamata, qua è perfetto. Ah, qua c'è già scopato? Sì, certo. Tutti ci hanno scopato almeno una volta nella vita. Io no, sincero. Però è bello, eh? Ci scoperò. Ci scoperà, eh. 662, civico. Ci vuole una bella panchina, ci vuole. Sarei quella lì che è più vicina, visto che abbiamo solo una magnetta. Comunque in casa sempre la pizzeria, 8K adesso. Ho capito. Vedo se qua lo vado a prendere. Sei pronto? Sei fatto il discorso da padre? No, sinceramente pensavo che mi davi una mano pure tu, cioè non ci sono preparato niente, l'ho deciso mo. Ah! Ma sì, perché va, per l'elezione, capito? Magari se lo puoi fare anche tu che dici che sono timido, mi dai una mano. Va bene, ma ci penso io, ho capito, lo vado a prendere. Ma quasi, quasi, ma siamo sicuri di sta cosa? Siamo sicuri, tu l'hai detto sta cagata. Porca puttana, ah, boh, dai proviamo, no le devo provare tutte compa, se no va a finire. Va, va. Provando, lo va. Oh. È andata male. Ma, come, ma gli hai sparato? No, non gli ho fatto niente, ma dov'era che tu smetti a sparare a caso? No, pensavo che avevo sentito i colpi di pistola, vuole, pensavo avessi ucciso. Non vuole. Non vuole? Non vuole venire. Come non vuole venire? Non vuole venire, bene. Vabbè, la forse aspetta la mamma. Come aspetta la mamma? Ma magari vuole venire quando è con la mamma. Ma rapiscilo, no? Una volta che si può rapire uno... Era per un ragazzino che poi domani magari lo porta sul palco, questo è mezzo rincoglionito e dice mi arrapetri! Ma quando dopo diciamo che è una sorpresa del papà, capito? Sì, dopo che lo rapisci gli metti un bazooka in faccia. Quindi il papà del merda, il papà dell'anno ti chiameranno, bene? Vabbè, che è una sorpresa bellissima, a te non ti è mai capitato e quindi dici così, in realtà sarebbe una sorpresa splendida. Che rapisci tuo figlio, lo punti il ferro in faccia e poi gli dici sono tuo padre? Allora, o lo rapiamo, ma non devi rapirlo compagno. Io a me mi serve da mettere la foto su Instagram entro domani, cioè, che cazzo me ne faccio a fare di riconoscere sto coglione. Ma scusa, non ho capito. Ma porca puttana droga, porca puttana. Aspetta, dove cazzo vai a perdere? No, allora a parte c'ho una voglia di pippare che non hai neanche un'idea. Ho capito, dove vai a la macchina? Sto nervoso compa, sto nervoso. Ho capito che stai nervoso, ma hai capito quello che ha appena detto? Dai, andiamo a sparare sto bambino, andiamo a sparare sto ragazzo qua. Basta. Ma come andiamo a sparare sto ragazzo? Allora, o lo spariamo, o lo spariamo o lo rapiamo. Però se no... No, quello vi vuole... Cioè, capito? O ce lo portiamo dalla nostra parte per la campagna o... Possiamo provare a farlo e parlarci come le persone civili. Però se lo rapiamo, secondo me è più bello. Più bello? Più particolare. Perché se questo racconta che l'abbiamo rapito, tu domani fai una figura di merda. Ma non è un rapimento, è suo papà che l'ha rapito. Cioè tu immaginati che non hai mai conosciuto tuo padre, ti ha abbandonato. Aspetta. Marto. Non si può fare, perché? Ah, ma e che cazzo... Ah, madonna! Ah, volare! Come si mette? Molto bello, ragazzi, eh! Protest, F7, F7 protest. Potete usarlo tutti! Ragazzi, mi raccomando, domani 30 di voi, votazioni, Pino... Come si mette, Pep? Sì. Raga, fate una cosa, andate in giro per la città. Andiamo per la città e andate. Aspetta. Come dovevo parlare? Sì, ti devo parlare. Come? Non ho mandato. Vieni che ti parlo un attimo. Vado un attimo fuori, ragazzi, arrivo. Ragazzi, tutti quelli che prendono da mangiare, offro da mangiare a tutti quelli che si mettono il cartellone, mi raccomando. Dobbiamo fare quell'intervento là poi che dobbiamo rubare i voti, ti ricordi? Dimmi una cosa, le elezioni quando sono? 29, 30, 29, 30 e 31 credo tipo. Allora a posto.
Domenica, domenica notte dobbiamo rubare la cosa delle elezioni, capi? Okay. Io domenica notte ci sono per farla sta cosa. Perché domenica notte penso che finiscono i voti proprio a mezzanotte, noi lì andiamo a prendere le urne, capi? Il 31 comunque non esiste di giugno. Ah, il 30. No, lo dicevo. Va bene. Ti piace sto cartellone? Non lo posso dire che questo è da comunisti. Sì, però è una cosa comoda che è alla portata di tutti, hai capito? La sciarpa non la facevano in tempo a stamparla. Bastardi. Ho il berrettino, capito? Quindi mi sono fatto fare il cartellone. Pensa se c'era la maglietta, quanto era bella. Ci sta, mi piace. Ho visto che anche le altre ce l'hanno, anche due compagni. Ovviamente, subito dopo l'hanno presa, capito? È così che funziona questa città. Me ne sto andando, dopo ti chiamo a Metti, capito, per quel discorso. Vamo, ciao. Andiamo domani. Tutto di nuovo con i cartelloni, scusate che mi ci fa la foto il signore con la Polaroid. Poi ve lo potete vedere. Va. Aperta libera, quello che volete. Allora, ditemi quale siete pronti. Mira, vieni in linea, mira. Aspetta, scusatemi, quando avete finito ditemi, voglio partecipare anch'io. Ma vai, mettiti ragazzo. Mira, fa allora. Più a destra, mio. Aspettate, dicono ci siete. Vai. Vado. Vai pure. Allora, 3, 2, 1, vai. Aspetta che te la sviluppo, Pino, comunque, no Pino, voi ragazzi, quelli che stanno là, avete visto voi che quello là mi ha puntato la pistola? Ok. La tua a te? Sì, dammi. Ragazzi, avete visto voi che quello là mi ha puntato la pistola? Sì, ma non ti vedo col cartello, bello. Non fa niente, non è successo niente. Offerto di soldi, sì. Se ti piace. Eh? Ti ho dato i soldi, non ti vedo col cartello. E mo lo tenevo. Lo devi tenere sempre, bro. Aspetta, no, ma io quello lì mi ha puntato la pistola in faccia perché avevo il cartello. C'è qualche problema? Sì, c'è qualche problema. Dica. Ma chi è? E come faccio a usarla? Quella grande sta di cazzo con gli occhiali che se si mettono puntato la pistola in faccia, altro che ci sono problemi. Mi sa che lì vuole. Che cazzo vieni a fare così con questa voce arrogante del cazzo, c'è qualche problema? Ma che vuoi prendere per il culo? Fammi capire un po', eh. Come sei venuta dalla turno di andare a lanciare un blu cazzo, no, ma non riesco a usarla, compa. Non ti metti male, aspetta. Vuoi una cornata in faccia? Dammelo un attimo. Sento che Ludo lo stai cattivo, eh. Ma non solo puoi andare per solo un bacio e qualche problema. Ma sei a posto? Perfetto. Sì, sto parlando di te. Sto parlando qualche problema. Non ce l'hai, sto parlando di te. In tasca ce l'hai. Nelle tasche. Non bevi niente di dietro. Ma come faccio a premere? È premio in via. È nelle tasche ce l'ho. Vuoi che te la ridò? Figlio di puttana. Ma non me la riesci a passare sul telefono, compa? Sì, posso anche farlo sul telefono, però così probabilmente sta meglio. Se devo farlo col telefono, te la faccio col telefono. Sì. E allora te la faccio col telefono. Aspetta, no, ridammela un attimo, fa vedere. Non me l'hai data. Ah, bella. Bella. Faccio foto così, con una telecamera che mi hanno regalato. Che cazzo di infame, oh. Per te libere qualsiasi cosa, un po' di soldi, cibo, quello che vuoi. Capito? Grazie mille. Grazie a voi. Quando volete. Prenditi il numero, ammiraglio, del ragazzo che ci può venire. Sì, dammi il numero. Vieni domani sera che faccio il discorso, spiegalo, che devo andare. Domani sera che facciamo un discorso, che magari fa qualche foto, capito? Vuoi lavorare domani? Io ci sono, per me va benissimo. Vabbè. Ragazzi, io vado, buonanotte, ci vediamo domani sera. Buonanotte. Ciao cani. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Domani sera, ragazzi, carichi, che c'è il dibattito, mi raccomando. A chiura, Pino, a chiura? All'una, penso, l'uno un quarto. Va bene, bro, non ti preoccupare, domani chiamo carichi. Ciao, ragazzi. Tutto bello. Ciao, Pino. Ma mio figlio no. Me di zocco la droga. Medi. Pino, ti sto portando la cocaina, dove sei? Ah, stavo andando a letto, vabbè. No, come? Io sto arrivando, la notte è giovane.
Devi andare a letto Devo andare a letto, sì. Ma me la puoi portare domani sera? Ce l'hai tu, sì, no? Dai. Sì, sì, ciao, sì, te ciao, la porto ciao, domani, vai tranquillo, ciao. Mecchia, proprio, poi dici perché uno si droga, eh? Che cazzo. Non vuoi andare a letto?